Porto l'attenzione al suo punto di origine. Mi posiziono in quella dimensione di verità, di pace, di silenzio e armonia. La dimensione a cui l'anima appartiene. Porto la consapevolezza al di qua di quella sottile linea di confine che mi separa dal mondo fisico, dalla materia. Come un confine invisibile. Che separa la verità, l'eternità, dall'illusione, dal tempo, dalla fine, dall'inizio. E con questa prospettiva così pulita, così vera, realizzo che questo corpo fisico è un veicolo straordinario. Ma un veicolo non sono io. Io non sono questo corpo. È una realizzazione così profonda, così importante, ma così scivolosa, così sottile. E con questa visione rilasso questo corpo fisico. Lascio andare le tensioni, ammorbidisco i muscoli, lascio uscire ogni vibrazione pesante dalle gambe, dai piedi. Dolcemente lascio andare e lascio andare e lascio andare. Respiro profondamente, tranquillamente. E osservo il ventre che si gonfia, si rilassa ad ogni respiro. Inspiro ed espiro consapevolmente, senza distrarmi, con attenzione e accuratezza. Inspiro ed espiro dolcemente. Inspiro ed espiro
lentamente. Ogni respiro porta nuova consapevolezza, porta dolcezza, serenità. Inspiro pace e lascio andare la tristezza, quel senso di solitudine, di abbandono. Inspiro pace e lascio andare insoddisfazioni, desideri. Come una cascata di luce. Di luce spirituale, pacifica, che entra da sopra la mia testa e si diffonde in ogni cellula, avvolge il cuore, i polmoni, circola nel sangue e pacifica il corpo, lo rilassa. Una cascata di luce spirituale che illumina la mente, i pensieri diventano così lenti, puliti, come camminare su un sentiero in mezzo ai fiori, sentirne la fragranza, la freschezza. Ogni respiro è una brezza leggera, che accarezza la mente, dolce, gentile, una brezza di primavera. E sosto per qualche istante nell'esperienza di questa pace. Della fragranza e della leggerezza di questa luce spirituale che mi avvolge, mi culla, mi sostiene, mi guida. Per un po' mi allontano
da tutto ciò che è fisico, da tutto ciò che posso vedere o sentire coi sensi fisici. Entro in uno spazio di silenzio interiore. E realizzo ciò che non posso vedere con gli occhi. Lascio andare la convinzione di essere un corpo, un ruolo. Lascio scivolare dalle spalle ogni paura. Lascio scivolare dalle spalle quel peso della responsabilità di sentirmi un uomo o una donna, un padre o una madre, un figlio. Lascio andare l'idea di essere una parte. Lascio che scivoli via per un po'. E mi sento finalmente ciò che sono. Uso il mio intelletto migliore. Riuscire a percepire ciò che sono davvero, non posso vederlo con gli occhi fisici. Non posso toccare ciò che sono, ma posso realizzarlo con l'intelletto. Posso comprenderlo, percepirlo. Io sono un'anima, un'energia spirituale vivente, un'energia consapevole, un punto di luce che sa di esistere. Un punto una sorgente di energia pacifica. Una fonte di energia immensamente amorevole e degna dell'amore migliore. Per tanto tempo ho avuto paura, per tanto tempo ho smesso di credere
di essere degna dell'amore migliore. Per tanto tempo ho smesso di fidarmi. Ma è stata un'illusione, un incantesimo. È sembrato tutto così vero. Ma era un incantesimo. In questo silenzio vedo chiaramente che era un incantesimo. Perché l'anima, io, l'anima è degna di essere amata di un amore speciale, incondizionato, assoluto. Un amore che non chiede nulla in cambio. Un amore che accoglie, accetta. Comprende. Un amore che eleva l'anima, che mi eleva. E un amore così. Finalmente l'ho trovato. Ho cercato per tanto tempo. Un amore che potesse riportarmi al mio stato originale di perfezione, di splendore, al mio stato nobile e regale. L'ho cercato. Per tanto tempo e finalmente ciò che sembrava impossibile diventa possibile con un solo pensiero. Io sono un'anima. Appartengo a una dimensione incorporea, invisibile, introvabile con gli strumenti della scienza, ma percepibile. Io l'anima. Ho gli strumenti per percepire la mia casa, la casa di ogni anima. Che non è da nessuna parte, è una dimensione. Una frequenza speciale. E a casa c'è un'anima speciale che mi aspetta, mi accoglie. Si prende cura di me. Un'anima. Sempre nobile. Un re speciale. Che non dimentica mai di essere un re. Che sa di essere il re di tutti i re. Punto di luce spirituale come me, ma speciale.
non dimentica. Non cade mai sotto l'incantesimo di credersi un corpo. E l'anima appartiene a quell'anima speciale. È un padre, un amico, un confidente. E l'anima è la luce degli occhi di quest'anima speciale, l'anima suprema. È stata chiamata in tanti modi, ma è un punto di luce come me, una sorgente d'amore come me, una fonte di pace, di dolcezza come me. Resto lì, accanto a mio padre, un'anima, io e l'anima suprema. Resto lì. Tutto il resto sparisce, incluso questo corpo fisico. Divento solo luce, energia, e mi affido a questa energia così dolce. Come un oceano di dolcezza che colma il mio cuore, lo cura, resto lì. Permetto a questa dolcezza di entrare nella mente, nel cuore,
almeno un secondo. Realizzo di essere degna di questo amore speciale. L'anima è degna di questo amore speciale. Posso affidarmi, posso fidarmi, posso lasciarmi andare. Quel muro di sfiducia si scioglie come un muro di ghiaccio. Si scioglie al calore di questo sole spirituale. E finalmente l'anima torna a brillare. Splendente come un diamante. E questo brillare si diffonde sul mondo. Questo amore scivola sul mondo intero, portando supporto, ristoro. Stelle comete, portano pace, milioni e milioni di luci. Si appoggiano su ogni casa, toccano il cuore di ogni anima. L'energia dell'anima suprema si diffonde sul mondo. Om Shanti. Thank you.